Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo episodio io vi spiegherò come trovare la bussola che in questo momento io non ho. Però, cioè, la devo ancora craftare. Vi spiego. Allora, bisognerà andare alla capsula 3. Allora, se avete già preso tutto ma non avete notato la capsula, vi basterà andare su gestione radiofari. Fare togliere, rimettere e voilà. Invece, per chi purtroppo non sa dove andare, bisogna usare la bussola. Ah, no, giusto, giusto, che è lì che bisogna trovarla. Scusate, mi sono confuso. Allora, semplicemente vi basterà capire questo. Vedete l'aurora? Ecco, dovete guardare per di là, per di là. E all'incirca, come lo posso dire? Guarda, tipo prendete tipo la punta, la girate come se fosse di là e dovreste all'incirca trovarla. Fate finta che state guardando lì, tranne che è di là. Quindi se non riuscite vi faccio capire, vedete? Là, fino a lì. Vedete? All'incirca è pochissimo. All'incirca 300 metri bisogna andare. Purtroppo io ho il Seaglide, il problema è che non ho la batteria perché l'ho usata per il Seamoth, che però non andrò a utilizzare. No. Togliamo pure il Seaglide che non mi interessa molto. Prendo le campioni di Creep Vine un attimo e salvo un attimo la partita. Ah, raga, per chi vuole rivedere anche la Sunbeam, tipo entrare di nuovo in quella struttura, vi consiglio di fare il radiofaro. Si trova all'incirca, non so se conoscete la foresta rossa di Subnautica, dove c'è dell'erba rossa. Tipo all'incirca dopo di questo. Ci dovrebbe essere, ecco, mi sembra di intravederla. No, scherzavo. Ci dovrebbe essere una foresta rossa. Lì, gironzolando un po', dovreste trovare alcuni pezzi dell'aurora distrutti. E dovreste riuscire a trovarlo. Trovare i frammenti. Frammenti dovrebbero essere solo due. Ti prego. No, volevo del rame. Guarda qua, sono anche per terra sti affari. Sì. Pronto? Ah, ecco. Ecco. Non so se riuscirò a farvi vedere, però. Vabbè, tra l'altro anche. Questo ve lo dirò in un altro episodio, va? Se volete che ve lo dica, anche dove trovare i frammenti di Seamoth. Allora, in poche parole, andate qui. E dovreste vedere una capsula all'incirca tra tutta la Creep Vine. Voi vi avvicinate e dovrebbe essere capsula 3. Entrate qua, se volete prendete anche il loro PDA. E qua dentro c'è il coso per la bussola. Ci sono le istruzioni di tipo come fare la bussola. Adesso vi spiegherò cosa servo. Ah, serve del filo di rame, solo uno. È una cavetteria. La cavetteria si fa semplicemente con due di rame. Quindi, cioè, non di rame, scusate, di argento. Quindi neanche tanto difficile. Risalvo la partita. E adesso andiamo a fare insieme la bussola. Quindi, ragazzi, nel prossimo episodio vi spiegherò come si fa. Il coso, come si chiama? Vi spiegherò come si fa il Seamoth, come prendere i frammenti di Seamoth. Anzi, no, prima vi farò vedere come i pezzi per. Vabbè, il filo di rame non serve a niente trovare. Tutti i pezzi per la piattaforma mobile per veicoli e infine per.
Questa è una cosa molto utile. E infine per il Simot. Questo non lo so ancora. Dove si trova il litio, non chiedetemelo. Ecco la piattaforma mobile per veicoli. Il mio Simot è laggiù. Allora, raga. Vedete, adesso facciamo il filo di rame. Ah, già è vero che ne serve due. Beh, allora non vi farò vedere, però vedete. Bussola. Cavetteria, filo di rame. Basta che andate qua. Elettronica, andate giù, cavetteria. E poi vabbè, io ho la cavetteria avanzata, però lasciate stare perché ho già fatto la cavetteria una volta. Vediamo se qua ho del filo di rame. No. Cioè ho del rame, volevo dire. A quanto pare no, però. Ottimo, raga. Beh, nel prossimo episodio vi spiegherò come fare. Come fare il dove trovare tutto per fare che fa quel pesce, per fare la la piattaforma mobile per veicoli. Ciao, ciao raga, Andrea T.